L'incontro sulle utopie possibili del Sabato delle Idee, iniziativa promossa dalla Fondazione SDN e dall'Università Suor Orsola Benincasa, è stato dedicato al tema Napoli, la città dei diritti, tema che era stato provocatoriamente lanciato da Stefano Rodotà nella scorsa edizione dedicata allo spazio del Nomos. La discussione, moderata dal direttore del Corriere del Mezzogiorno Marco De Marco, si è svolta a Napoli nell'Istituto degli Studi Filosofici. Napoli è una città dei diritti. Sì, lo è. Il paradosso che forse lo è fin troppo, cioè ci sono troppi diritti, troppe consuetudini legate a norme particolari, cioè c'è il diritto legale, il diritto di noi tutti, ma c'è anche un diritto illegale, quello delle cosche, delle bande, e c'è una parte della città che rispetta più quel diritto, quella normazione, diciamo, quelle regole per intenderci, che quelle statali. E uno dei conflitti principali di questa città è proprio sanare questa, vincere questa guerra, insomma determinare un solo diritto che sia quello nazionale, statale, da tutti riconosciuto. Io penso che tutti quanti dobbiamo contribuire al rispetto reciproco di tutti, partendo anche dalle piccole cose, ma quello che manca a mio avviso oggi oramai è la cultura proprio del diritto e della legalità, e io penso che dobbiamo partire appunto dalle scuole per coinvolgere sempre di più tutti quanti. Napoli può e deve diventare la città dei diritti, aveva detto Rodotà, ma soltanto quando la cittadinanza smetterà di attendere il demiurgo, ovvero qualcuno che risolva i problemi dall'alto e inizia ad avviare il cambiamento dal basso, partendo da una nuova coscienza civile e da una diversa consapevolezza dei diritti e dei doveri. Città dei diritti potrebbe significare la città dove si realizzano i diritti fondamentali, e noi vediamo che questo non è vero. Allora città dei diritti potrebbe significare un'altra cosa, città dei diversi ordinamenti giuridici che vigono sullo stesso territorio. L'ordinamento giuridico dello Stato, per esempio, l'ordinamento giuridico delle camorre. Per poter rendere veramente illegali gli ordinamenti giuridici delle camorre, e quindi per poterli combattere a fondo, la politica, lo Stato con la sua politica e le sue politiche dovrebbe provvedere ad un innalzamento della condizione sociale.